coerentemente con le nostre posizioni di contrasto alle liberalizzazioni del commercio, quindi a quelle liberalizzazioni introdotte dal decreto Salva Italia del governo Monti nel 2011, e indichiamo ai lavoratori ed invitiamo i lavoratori ad astenersi dal lavoro festivo. I lavoratori possono tranquillamente, senza incorrere in nessuna sanzione, questo è confermato anche da alcune sentenze, astenersi dalla prestazione del lavoro festivo, perché è una prestazione straordinaria. Parliamo di lavoro festivo infrasettimanale. Abbiamo dichiarato lo sciopero nella domenica di Pasqua, perché Pasqua non è una festività infrasettimanale, coincide con una domenica, che fino a prima delle liberalizzazioni era il normale giorno di riposo settimanale. Oggi purtroppo non lo è più in questo settore, noi però continuiamo a tenere la nostra posizione, come dicevo prima, con coerenza, quindi di contrasto alle liberalizzazioni con questa iniziativa. Spieghiamo ai lavoratori che è un loro diritto decidere di godere della festività, non hanno nessun obbligo lavorativo, non incorrono in nessuna sanzione, sono comunque retribuiti. In caso di lavoro festivo i lavoratori sono retribuiti con delle ore di lavoro straordinario. Per la Pasquetta invece? Per la Pasquetta indichiamo ai lavoratori di astenersi dal lavoro, godere della propria festività, rimanere a casa o andare a fare quello che meglio preferiscono. Noi riteniamo, perché il principio qual è? Noi riteniamo che le liberalizzazioni, fra l'altro sono passati 6 anni da quando sono state introdotte, non abbiano portato nessun beneficio. Se l'idea era quella di sviluppare il commercio, incrementare i posti di lavoro, rilanciare il commercio che stava attraversando un periodo di crisi, oggi siamo nelle condizioni di poter dire che questo non è successo. Anzi, sono peggiorate le condizioni dei lavoratori. Dobbiamo anche rilevare che abbiamo tutto il settore della grande distribuzione, sia privata che cooperativa, dove i lavoratori di questo settore stanno aspettando da oltre 4 anni il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Quindi lavoratori che non percepiscono aumenti di salario e di retribuzione da oltre 4 anni sono la conferma che le liberalizzazioni in questo paese non hanno prodotto nessun beneficio.